Le fasi salienti del match, con le prese a cura di Carolina Varsi, partiamo dal dodicesimo del primo tempo, allora quando si registra un destro dai 22 metri operato da Russo, la palla di poco alta sopra la traversa Spezzina. Al diciassettesimo un tocco a favore di Poli, la battuta d'esterno destro volante da parte di Di Grottole di poco alto. Al trentesimo il gol che sblocca il match, pallone lungo a favore di Rollandi, questi appena entrato in area di rigore si ferma, lo porge alle fuori della stessa a favore di Maggiore, la potente conclusione a rete del numero 9 Spezzino va a insaccarsi laddove il portiere Landi proprio non può arrivare, 0-1 al trentesimo. Al trentatreesimo punizione con il sinistro battuta da Oneto verso la porta, respinta da Natale con i pugni. Al quarantasettesimo in pieno recupero, calcio da fermo eseguito da Campioli per il canaletto, la palla spizzica la traversa a portiere battuto. Passiamo alla ripresa, al secondo minuto cross teso da sinistra parte di Marozzi verso il secondo palo, ove arriva di testa il numero 7 Di Grottole, la sua conclusione termina però fuori a fil di palo. Raddoppia il canaletto al sesto minuto e 30 secondi, su un rinvio un po' così approssimativo da parte di Cerardelli, la palla giunge in area di rigore laddove in mezzo a due difensori, comodamente posizionato è Maggiore, il quale riesce a prendere la mira e trafigge inesorabilmente ancora Landi, 0-2 allo scoccare del settimo minuto. Al tredicesimo si registra ancora una conclusione dai 20 metri operata da Maggiore con palla fuori a fil di palo e poi al 43esimo, unica occasione nitida da gol per il rapallo R1914 porta la firma di Oneto, tiro di punizione fuori a fil di palo. Risultato finale allo stadio Macerio di Rapallo, Rapallo R1914 0, Canaletto 2.